Netflix lancia una serie TV a tema crimine e storia contemporanea. Possiamo forse lasciarcela sfuggire? Bentrovati su Watch Mojo Italia, qui è la Fra, laggiù c'è il mio Instagram e questa è la top 10 curiosità sulla vita di Griselda Blanco. Curiosità sfuggite alla serie di Netflix, o deliberatamente omesse. Quindi, se volete avere un quadro un po' più completo della vita della signora della droga colombiana, allora questo è il video giusto. Alla numero 10, il primo omicidio di Griselda. La serie cattura la natura spietata di Griselda Blanco, ma allo stesso tempo tende un po' ad addolcirla, mostrandola come una madre amorevole che ha delle riserve sul fare del male a un bambino. Invece, Charles Cosby, sua ex amante, la dipinge in maniera un po' più cruda, dicendo che il primo omicidio di Griselda avvenne a 11 anni. She lived in a neighborhood that was so uniquely criminal that it had been designated a tolerance zone, which is to say a red light district, by the city. Things that were illegal elsewhere were legal in that little neighborhood. Secondo quanto riferito, Griselda avrebbe rapito un ragazzo del posto per ottenere un riscatto, che però non arrivò mai. Infatti, sembra che la famiglia non avesse preso sul serio le minacce. Inutile dire che avrebbe dovuto, visto che il loro figlio non fu mai più visto vivo. Non si sa se questa storia sia vera o meno, però sicuramente Griselda a quell'età venne coinvolta nel borseggio, nella contraffazione e nel lavoro sessuale. Alla numero 9, la prigione non la fermò. Il finale della serie ripercorre velocemente gli ultimi decenni della vita di Griselda e immancabilmente il primo pensiero è che fosse stata la fine per lei, per il suo potere e per i suoi affari. Magari, perché non fu così. You underestimate me. You think I fear prison? No. Sebbene sia stata in prigione per 19 anni, si sospetta che Griselda avesse continuato a gestire la sua operazione da dietro le sbarre. E sempre Charles Cosby afferma che la sua prigionia non stoppò né tantomeno rallentò gli affari. She ran operation from the prison phone. It kept running 24 hours a day. While she was in prison, she had an income of $50 million a year. Which is not bad. Per farvi capire quanto questa donna fosse mostruosa dal punto di vista degli affari, Cosby disse di aver incontrato il figlio più giovane di Griselda, Michael Corleone, che gli chiese di vendere della cocaina per ordine di sua madre. 45 giorni dopo aver conosciuto Griselda, stava già diventando milionario. Many times over, you're talking 15-20 million dollars in cash that I could reach out and touch at any given time. Alla numero 8, la relazione con Charles Cosby. Non appare nella serie Cosby, ma come stiamo vedendo ha avuto un ruolo centrale nella vita di Griselda, soprattutto negli anni della prigionia. The phone calls became routine. I mean, you know, went from one phone call a day to two calls a day to four, five, six phone calls a day from the godmother. Oltre a lavorare per Griselda, Cosby fu anche il suo amante, nonostante una differenza d'età di oltre 20 anni. Comunque, secondo lo spacciatore, la loro chimica fu immediata. Iniziarono a scriversi mentre Griselda era in prigione e Cosby afferma che quando la andò a trovare, lei lo baciò subito. Cito le sue testuali parole. Quando gli agenti l'hanno portata dentro, tutto si è fermato. Ha attirato l'attenzione di tutta la stanza. Era bellissima, mi ha subito abbracciato e mi ha infilato la lingua in bocca. Ma non è finita qui, perché Griselda aveva un'influenza incredibile in prigione, tanto che riuscì a corrompere le guardie dando loro $1,500 così che potesse avere rapporti con Cosby in una stanza sul retro. Intanto però all'esterno Cosby vedeva un'altra donna di nome Amber, cosa che secondo lui spinse Griselda a tentare di ucciderlo assumendo un sicario. Per fortuna per lui Cosby quel giorno indossava un giubbotto antiproiettile. Comunque rischiò grosso anche quando visitò successivamente Griselda in prigione, poiché provò a strangolarlo. For the first time in 6 or 7 years I was free, although it was $1 million contract on my life. I had never felt more free in my life. Alla numero 7, prima spacciava cannabis. They were getting money, but Pestañitas told my mother, we're making peanuts here. If we can get this weed to New York, we could make a big load of money. Inizialmente Griselda si sposò con Carlos Trujillo, un falsario che contraffaceva documenti per immigrare negli States e che uccise, almeno così pare, per poi sposarsi con Alberto Bravo, un trafficante di cannabis che però ben presto si convertì allo spaccio di cocaina. Mira lo che hemos construido, nuestro negocio, nuestra familia. Fu in questo periodo che Griselda comprese come i reggiseni fossero perfetti, ideali per nascondere i prodotti. E sì, in questo caso la serie
tocca alcuni di questi aspetti, però salta in gran parte gli inizi della carriera criminale di Griselda. I smuggled a kilo in my son's suitcase. Alla numero 6, il primo marito di Griselda. Nella serie, il secondo e il terzo marito, cioè Alberto Bravo e Dario Sepúlveda, interpretano entrambi ruoli importanti. Però di Carlos Trujillo si sa ben poco. He taught her a lot. He certainly taught her how to smuggle. Griselda lo incontrò quando era appena un adolescente, lo sposò ed ebbero 3 figli. Poi sappiamo, o quantomeno è quello che si dice, che Griselda lo uccise, ma tra la separazione, quindi tra la fine del matrimonio e la morte, comunque continuarono a fare affari insieme. Invece, per quanto riguarda il suo presunto assassinio, è un po' un mistero, poiché dovrebbe essere morto per cirrosi, ma sono in tanti a sostenere che la vera responsabile fosse Griselda. Presumibilmente i due non andavano proprio così d'accordo sugli affari, costringendo Griselda a ordinare l'esecuzione di Trujillo. E questo sarebbe stato il primo passo di Griselda verso il soprannome di vedova nera con i suoi futuri mariti, che raggiunsero una fine simile. Alla numero 5, la relazione con Pablo Escobar. La serie si apre con una presunta citazione di Pablo Escobar, però per il resto il padrino colombiano scompare. Allora, Escobar sapeva di Griselda, ma la natura della loro relazione è un po' dibattuta. Pablo Escobar's boss was one of those smugglers. My mother didn't like him too much, so Pablo killed him. And my mother said, Pablo, you got a future, kid. Circolava voce che fossero amanti, anche se probabilmente i due non erano altro che rivali in affari. Tra l'altro, Escobar divenne apprendista contrabbandiere nello stesso periodo in cui Griselda fece decollare i suoi affari con la cocaina, ed entrambi avevano operazione a Medellin, con conseguenti faide per il territorio. Infatti, Griselda riuscì ad affermare la propria autorità prendendo di mira la banda di Escobar nelle sparatorie, cosa che però non spaventò Escobar, che avrebbe usato la sua influenza per prendere il controllo dell'aeroporto locale, costringendo così Griselda a riconsiderare la distribuzione del territorio, cioè una vera rivalità. Qui sta passando algo raro. Io la chiamo. Parlo. Alla numero 4, l'importanza di Bob Palombo. La serie attribuisce a June Hawkins gran parte del merito per aver sconfitto Griselda, e in effetti la Hawkins è stata davvero una figura chiave nel caso, ma la sua rivalità con la regina della droga è un po' esagerata, poiché in realtà la Hawkins non fu la principale responsabile della caduta di Griselda. Questo ruolo invece toccò probabilmente a Bob Palombo, che si infiltrò nella sua famiglia. Non ce lo fanno vedere fino al penultimo episodio, ma Palombo trascorse 10 anni a inseguire Griselda prima di catturarla. I said, "Hola, Griselda." She looked at me with a very bewildered look. "No, mi amo Betty." I said, "Nah, I don't think so." And I put the cuffs on her, away we went. Dopo l'arresto, Palombo si sedette dietro con Griselda, che appariva visibilmente scossa. Riflettendo sulla criminale, tra l'altro, Palombo disse, e cito, "Non auguro la morte a nessuno, ma se qualcuno meritava la punizione finale, quella era lei." It wasn't until later that I realized what a role she played, not only in the cocaine business, but also in the business of violence. Alla numero 3, il rapimento di John F. Kennedy Jr. Tra le tante cose omesse dalla serie, e ci sta, non si può raccontare tutto, c'è anche un aspetto molto particolare della carriera criminale di Griselda. Potrebbe essere solo una voce, però non possiamo non parlare del presunto rapimento del figlio dell'ex presidente da parte di Griselda. You finally found a murder to charge me with. 10 anni dopo la sua cattura, Griselda stava ancora affrontando potenziali accuse di omicidio e durante la sua incarcerazione, presumibilmente, complottò per catturare John F. Kennedy Jr. per usarlo come leva per garantire la propria libertà. Ciò che è certo è che Kennedy Jr. morì in un incidente aereo nel 1999, quindi 5 anni prima che Griselda fosse rilasciata a causa del peggioramento di salute, e che l'FBI non fu mai in grado di confermare se il figlio minore del presidente avesse mai corso il pericolo di essere rapito dagli scagnozzi di Griselda.
Alla numero 2, cosa è successo a Michael Corleone? La serie esplora il destino dei tre figli maggiori di Griselda, anche se non è chiaro come siano effettivamente morti Dixon e Uber. In ogni caso, Michael Corleone è l'unico figlio sopravvissuto, però non ci viene detto che fine abbia fatto. E allora ve lo diciamo noi. Partendo dagli inizi, Michael venne tirato su dalla nonna e dai vari tutori legali durante la condanna di sua madre e avrebbe continuato l'attività di famiglia supervisionando anche un'etichetta ipotetica, la Extortion Records. Poco prima dell'uccisione della madre, Michael Corleone iniziò gli arresti domiciliari e alla fine della sua libertà vigilata sembra che abbia deciso di cambiare vita, uscendo dal narcotraffico e partecipando a un reality Cartel Crew, dove chiariva di non aver più alcun legame con il mondo del crimine. Ha fatto capire chiaro e tondo di essere assolutamente contrario a questa serie di Netflix su sua madre e infatti sta portando avanti un'azione legale contro Netflix, Leighton Ward Entertainment e Sofia Vergara. Netflix, as we've alleged, is using these ideas that were part of interviews, that were memorialized in writings and notes. Nobody else could have those ideas and nobody else could have those stories. Come si fa? Vi volete dire come fate a non esservi ancora iscritti a WatchMojo, a non aver ancora trascinato i vostri amici, parenti, animali e vegetali? Non lo so, devo venire veramente a prendervi sotto casa? E alla numero uno, l'ironica fine di Griselda. We all believed at the time that she had made so many enemies in her professional life that as soon as she reached the tarmac on the airport in Colombia, that her lifespan was almost nil. Dopo essere stata rilasciata e deportata nel 2004, Griselda sopravvisse altri 8 anni, il che è impressionante per qualcuno che si era fatto così tanti nemici. Nella serie, l'episodio finale ci lascia con un messaggio che dice che Griselda venne uccisa da un assassino sconosciuto mentre usciva da una macelleria, all'età di 69 anni. Ma ciò che la serie non ci dice è che Griselda morì in un modo fin troppo familiare per lei. We were waiting for that news that Griselda was killed. Dovete sapere che, al culmine del suo potere, Griselda divenne famosa per aver orchestrato sparatorie in motocicletta. Bene, mentre stava facendo commissioni, nel 2012, le spararono 2 volte, e in che modo? Durante un passaggio in moto. Potrebbe essere una coincidenza, ma sarebbe veramente troppo una coincidenza, quindi è più probabile che chi ordinò l'omicidio volesse davvero che la donna morisse in quel modo specifico. I still believe that things go full circle. Ci sono altri dettagli che secondo te non sono stati abbastanza trattati nella serie, sempre contando che appunto non è che si possa trattare tutto per filo e per segno, altrimenti sarebbe più un documentario. Questo la lascio perché ho... Che dolore. Se avete di nuovo dietro le quinte, e illuminaci nei commenti.